Una mostra fotografica di impegno e di denuncia, quella in corso fino al 15 settembre al Palazzo Comunale di Pontassieve, negli scatti di Pino Bertelli, l'orrore della guerra ritratto negli occhi dei bambini di tutto il mondo. Antonella Morelli. Le ferite, la paura, la fame, la sofferenza, lo smarrimento e il dolore, negli occhi dei bambini le atrocità delle guerre, di tutte le guerre, quelle vicine e quelle lontane, che fanno sempre ovunque dei bambini le prime vittime innocenti. 31 scatti in bianco e nero firmati dal piombinese Pino Bertelli, esposti al Palazzo Comunale di Pontassieve. Più di ogni parola, le immagini diventano un atto d'accusa contro i conflitti. Penso che la mostra sia meritevole di una visita in questo momento in cui noi siamo affannati dietro alla guerra in Ucraina. Però mentre parliamo, ora, in questo momento, mentre noi parliamo, ci sono perlomeno una sessantina di guerre nel mondo. E ogni guerra muoiono tante persone, ma soprattutto bambini. L'obiettivo si stringe sui volti di chi la guerra la subisce più di ogni altro, su chi viene derubato degli anni che dovrebbero essere più spensierati, quelli dell'infanzia, e li costringe a diventare adulti troppo presto. L'immagine di Pino Bertelli hanno la proprietà di colpire, diciamo, nel cuore, nel senso che sono come un pugno nello stomaco. Nei ritratti di Bertelli anche un indiretto omaggio a Pierpaolo Pasolini, a cui si è ispirato fin dai primi anni di professione, l'attenzione agli ultimi e l'impegno civile. L'invito a non chiudere i nostri occhi guardando quelli dei bambini, a non girarsi dall'altra parte, a non accettare la crudeltà della guerra. Non ci sono guerre giuste, non ci sono guerre sante, non ci sono guerre umanitarie. La pace si fa con la pace. E solo una cultura della pace può portare alla fiducia o alla speranza dell'umano nell'uomo.